Così può partire. Grazie. Grazie a tutti, grazie dell'invito. È un piacere, un onore essere qui. Io mi chiamo Luca Braida, qui al mio fianco c'è Luca Giuliani che fa parte del mio team di ricerca. Da luglio ci siamo trasferiti agli Arzelli, nell'unità di ricerca di Robotics, Brain and Cognitive Sciences del professore Giulio Sandini. E siamo circa una cinquantina di persone, poi molti altri, come ben leggete dai giornali, si trasferiranno prossimamente. E, i primi ricercatori che si sono trasferiti agli Arzelli si occupano di studiare fondamentalmente l'uomo. L'uomo e come interagisce con l'ambiente o con robot umanoidi. Tendenzialmente, quello che studiamo è come la persona si inserisce nel contesto ambientale quando viene stimolata e cosa è possibile fare dal punto di vista tecnologico per migliorare la qualità della vita delle persone. Nella fattispecie io mi occupo della ricerca che riguarda cosa fare quando a una persona mancano dei canali sensoriali, cioè in particolare quando del corredo sensoriale che abbiamo, di tutti i sensi che abbiamo, ce n'è qualcuno che non funziona tanto bene. Quindi, la missione della ricerca è quella di riuscire a comprendere come possiamo funzionare al meglio anche in assenza di questi sensi che funzionano al meglio e quali tecnologie è possibile proporre per rimediare. Quindi la missione va dalla scienza, passa attraverso la tecnologia, ma la finalità è sociale. Ecco perché il talk di oggi si chiama Le potenzialità dei sensi. Nel caso ci fossero delle cose poco chiare, interrompetemi perché è un dialogo questo, quindi fondamentalmente vi presenterò tre progetti. Alcuni sono in fase di esecuzione, altri termineranno fra poco, altri sono nel pieno. Vorrei entrare a bomba. Cominciamo con GlassSense. Questo forse è il più maturo dal punto di vista tecnologico. Tra l'altro ho portato anche qui una demo per farvi vedere a che punto siamo con lo sviluppo, in modo tale che possiate farci delle domande sul dopo. Fondamentalmente questo progetto io ne vado particolarmente fiero perché è una cosa tutta genovese e tutta ligure, nel senso che è un'iniziativa che è partita dall'azienda Linear Apparecchi Acustici, che ci ha coinvolti insieme alle aziende, ai gruppi di ricerca e agli istituti che vedete in figura, e ha ottenuto un finanziamento della Regione Liguria per 2 anni. E lo scorso anno si sono conclusi questi finanziamenti e il risultato ve l'ho portato oggi. E la cosa interessante è che questi attori hanno agito sotto il cappello del consorzio C4Life, che aveva proprio per missione mettere in comunicazione l'impresa e l'università. Come voi ben sapete, la comunicazione fra questi due mondi non sempre è facile, perché abbiamo tempi diversi, esigenze diverse, missioni diverse, però alla fine bisogna farli comunicare perché le iniziative che portano a delle invenzioni o comunque degli sviluppi si devono tradurre in tecnologie che idealmente poi finiscono sul mercato, insomma questo è il sogno. E GlassSense fa parte di questo piccolo sogno. È un sistema che al momento è composto da un paio di occhiali e da una scatolina che un giorno sparirà. Però vedete nella figura che ci sono degli apparecchi acustici. Allora, qual è il problema che tentiamo di risolvere? Abbiamo detto prima cosa succede quando le persone non hanno tutto il corredo sensoriale che funziona. In particolare ci occupiamo di ipoacusia, quindi la capacità, quindi non è la sordità, ma è la capacità di non percepire i suoni come fanno le persone normodotate, ma ad esempio si ha bisogno di amplificare il suono per ascoltarlo. Tipicamente è una cosa che capita alle persone anziane. Il 75% delle persone ipoacusiche ha più di 50 anni. In Italia ci sono ben 7 milioni di persone che soffrono di questo problema. Non tutti lo sanno ancora, non tutti se ne rendono conto, non tutti se ne vogliono rendere conto. Quindi ci sono dei sottostrati psicologici che complicano la diagnosi e il rimedio a questo tipo di disabilità sensoriale. In particolare, qual è il problema più grosso di questa disabilità? Beh, il problema più grosso è comunicare con gli altri.
Quindi quando una persona, qui l'ho fatta vedere con due tratti rossi al posto delle orecchie, non si capisce cosa avviene intorno a noi, e in particolare quando gli ambienti sono affollati. Cosa succede? Che non poter comunicare con il prossimo implica isolamento sociale. Questi sono i numeri da Assobiomedica, che ben conoscete, e la cosa interessante ma poco piacevole è che solamente una persona su quattro che dovrebbe portare un apparecchio acustico effettivamente lo porta. Questo è dovuto a diversi fattori, ma uno di questi fattori è proprio il fatto che le protesi acustiche, per quanto siano oggetti fantastici, hanno un limite soprattutto quando si sta in un ambiente affollato. Tutti quanti i suoni intorno vengono amplificati, sia quelli che desideriamo, sia quelli che non desideriamo. Ora, la scienza ci dice che il nostro cervello è una macchina meravigliosa, che quando sta in un ambiente affollato fa una cosa interessante che si chiama effetto cocktail party, no? Immaginatevi proprio col bicchiere che state parlando con qualcuno, automaticamente il cervello si sintonizza sulla persona che sta di fronte, che è quella che vi interessa. Se invece ve ne interessa un'altra, vi girate e automaticamente il cervello fa questo nuovo miracolo. Ecco, se si ha una disabilità uditiva si perde questa capacità. Punto cruciale, nonostante si mettano gli apparecchi acustici, non si riesce a recuperare appieno questa capacità. Benissimo, quindi una persona con ipoacusia si comporta più o meno come vedete nell'animazione, cioè in pratica se ha tre persone intorno che gli parlano e l'intensità sonora del tono di voce rappresentata con questi rettangoli, girandosi intorno no, non cambia niente e non è quello che si desidera. A questo punto questo consorzio di cui vi parlavo prima ha prodotto una possibile soluzione, una lente acustica. Sembra un po' una contraddizione in termini, no? Però pensate di avere una torcia in mano e di illuminare là dove vi serve. Beh, vi serve vedere bene là dove puntate la torcia, il resto vi interessa un po' meno. Questa cosa l'abbiamo fatta col suono, invece che con la luce. In particolare abbiamo proposto un oggetto che ha la forma di un paio di occhiali, quindi qui avete un prototipo che ha ancora dei cavetti connessi alla scatolina, però l'idea è quella di arrivare a una cosa simile. Questo oggetto funziona insieme alle protesi acustiche e fa quello che le protesi acustiche non fanno, cioè è un ausilio, una protesi che è selettiva nello spazio, cioè ci aiuta a concentrarci sui suoni che provengono da una specifica direzione, quale? Quella frontale. Quindi quando i suoni vengono registrati dall'occhiale e vengono di fronte, vengono amplificati, ma se arrivano di lato, da dietro, sono amplificati di meno. Quindi si ricrea un po' quell'effetto cocktail party di cui vi parlavo prima, ma in modo artificiale, no? D'altronde anche gli occhiali non sono altro che uno strumento che cambia il fuoco. L'accomodazione dei fotoni che arrivano sulla retina e a noi servono specificamente per guardare in un punto. La stessa cosa accade col suono. Quindi adesso l'animazione cambia perché, come vedete, la testa che ha una protesi acustica rossa ma indossa gli occhiali, appena si gira verso una persona la sente parlare più forte. Gli esperimenti che abbiamo fatto con Luca durante il suo dottorato dimostrano che le persone con ipoacusia che hanno le protesi più gli occhiali, sentono la persona di fronte a un'intensità sonora che è il doppio di quella del normale, ma solo quando la guardano. Bene, c'è una piccola demo, adesso spero che l'audio funzioni, l'abbiamo provato prima. Ok, allora, piccola introduzione. Prima sentirete che effetto fa sentire un campo sonoro con l'audio tradizionale, spero che il sistema sonoro renda, e poi con le protesi acustiche più l'uso del glasses. Vediamo un po'. Ok, quindi chi ha un apparecchio acustico ci sente così, con tre persone che gli parlano. Quasi così. Roma, ho mandato la carbonara lì, anche io bagno tutta la vita, io bagno la notte tutto. La pancetta, ho sempre la pancetta affumicata e quindi ti fa cuocere la pasta rigorosamente, la vedi?
era per cuocere. Quando la pasta si trova al dente, si capiva? Sì. Ok, l'audio è stato preso proprio tale quale viene registrato dalla scatolina, quindi non sono state fatte modifiche. Quindi, perché l'occhiale? Cioè, uno poteva inventarsi qualcos'altro, però se ci pensate, l'occhiale è già un oggetto che non crea stigma sociale. Ce l'hanno tutti, ma lo portano anche quelli che non hanno problemi alla vista. In fondo è un oggetto di design. E, tra l'altro è un oggetto che abbiamo pensato per essere usato con le protesi, ma senza fili, senza cavi. Ecco perché prima vi dicevo che l'oggetto finale sarà questo. Chiaramente non siamo gli unici che hanno pensato a fare questa cosa, per cui l'idea è quella di riuscire a, da questo progetto di ricerca, a creare una startup. Il problema quindi pare risolto, nel senso che abbiamo già dimostrato che gli occhiali migliorano la comprensione del parlato. Poi ci saranno altri sviluppi e applicazioni ancora più interessanti, ma questo è ciò che chiede questo è il bisogno che chiede la società. Sbilanciandoci un po', le possibili cifre riguardano una popolazione di persone con ipoacusia tra l'Europa e gli Stati Uniti, circa 90 milioni di persone. Di queste solo un terzo, come vi dicevo prima, porta gli apparecchi acustici. Quindi, nonostante sogniamo di conquistare anche quella parte che non ha ancora gli apparecchi acustici, siamo realisti e le cifre si riducono alle persone che già hanno un apparecchio acustico e che userebbero Glassens come un accessorio. Di queste, stime europee dimostrano che un terzo di quelli che hanno le apparecchi acustici non sono contenti, per i motivi che vi dicevo prima. Dopodiché, per questioni legate alla tecnologia, ad oggi la compatibilità è assicurata con quasi due terzi di quelli che non sono contenti, quindi riduciamo a 8,5 milioni, e ipotizzando un prezzo che al momento è ancora un'ipotesi, un mercato potenziale di 2,5 miliardi di euro. Con un tasso di penetrazione del 20%, che tendenzialmente quasi tutte le nuove protesi acustiche hanno, quindi anche qui è abbastanza pessimistico, no? Uno arriva con un nuovo prodotto e dice di solito gli altri con quanto tempo o quanta fetta di mercato riescono a conquistare. Quindi è una stima, perché si basa su protesi acustiche, non su accessori per protesi acustiche, però prendiamola per buona. Quindi il target di mercato è circa 500 milioni di euro. Chiaramente questo approccio è una stima, è criticabile, visto che noi come ricercatori ci siamo messi in un mestiere un po' nuovo per noi, no? Quindi anche tutti i consigli da parte vostra sono i benvenuti da questo punto di vista. Il team imprenditoriale ci sono io, c'è Luca, che al momento è il mio dottorando, c'è Francesco Diotalevi, che è un tecnico di laboratorio, e siamo supportati dall'advisor di Andrea Trucco, che è prorettore dell'Università di Genova alle relazioni internazionali, e Giulio Sandini, che è il direttore dell'unità di ricerca. Stiamo cercando un business developer, quindi forse su questa cosa ci potete dare una mano, quindi una persona che ci possa aiutare idealmente al 100% del suo tempo ad aiutarci proprio a fare il business, che sono le cose che finora noi non siamo capaci a fare, ma che stiamo imparando a fare. Chiaramente supportati anche da Liner, che era l'azienda che diede il là a questo progetto, che è interessata anche dal punto di vista economico, diciamo, a questo sviluppo. Abbiamo vinto diversi premi, siamo arrivati in finale alla Maker Faire di Roma, abbiamo vinto la Smart Cup Liguria del 2016 nella categoria ICT Social Innovation, siamo andati in finale al Premio Nazionale dell'Innovazione e abbiamo preso la menzione speciale per la Social Innovation. Quindi diciamo che fondamentalmente l'idea risuona, ora è il momento di metterla in pratica e di stringere sul tempo e lo sviluppo tecnologico. Prima di passare al secondo progetto, vi posso dire che questa qui è una demo. Al posto degli apparecchi acustici abbiamo messo degli auricolari, però sentirete le cose come si sentiva nel video della carbonara. Ah, non so se avete visto, il topic era come cucinare la carbonara, no? Quindi ognuno ha la sua visione della cosa e quindi... comunque no, quello che mi interessava dirvi è questo è un prototipo e stiamo lavorando per ingegnerizzarlo.
chiaramente la velocità a cui questo processo di ingegnerizzazione porterà a questo dipende anche dai finanziamenti che saremo riusciti a captare, e in questo momento stiamo cercando i finanziamenti, quindi anche su questo, se aveste suggerimenti, sono sempre ben accetti. Adesso parliamo più di ricerca. Ci sono domande su questa cosa? Sì, quanto pensi di metterci a levare tutta la scatola e integrare tutto in un'occhiata? Questione di mesi. Quindi la tecnologia c'è già? Sì, sì, sappiamo già come fare. Onestamente, cioè volendo essere completamente onesto, siccome non siamo i primi che hanno avuto questa idea, altri hanno fatto una cosa simile ma che non è così, ha un potenziale minore rispetto a quello che proponiamo noi, però loro l'hanno già integrato su un occhiale, quindi è già fattibile con tecnologie di 2 o 3 anni fa, figuriamoci con quelle di adesso o con quelle di tra qualche anno, quindi la miniaturizzazione è data per scontato. E secondo, le lenti sono dei trasduttori, quindi? Le stanghette sono dei trasduttori. Le stanghette? Sì, e le lenti... Non esistono. Cioè, la stanghetta quindi tira solo la vibrazione? No, registra il suono. Tutte e due le stanghette registrano i suoni e le inviano gli apparecchi acustici. È un po' come ovviamente dire... in tempo reale. In tempo reale. Okay. Sì. Cioè, in pratica l'occhiale dice all'apparecchio acustico, tu che hai il tuo microfono, non usarlo, usa i miei di microfoni, ti mando io l'audio, te lo preparo. Poi la protesi acustica è fatta, se fatta bene, è fatta tarata sulle caratteristiche acustiche dell'individuo. E l'idea non è di sostituirsi alla protesi, ma di appoggiarsi a tutta la tecnologia delle protesi, ma di cambiare solo la parte spaziale del suono. La comunicazione tra gli occhiali e l'apparecchio acustico, tra la televisione e il suono, è via? Wireless con un protocollo standard. Quindi non dipendiamo dalle tecnologie a valle. O meglio, siccome non standard, non c'è ragione per cui non venga più usato. Quindi sono integrabili anche con lenti da vista, per esempio? Esatto. Potenzialmente sì. Sì. Ok, poi per altre domande potete anche interrompermi. Adesso parliamo più di progetti di ricerca. Allora, BlindPad, e adesso parliamo di problemi alla vista. Dunque, questo è lo stato dell'arte. Allora, abbiamo... quanti minuti ho ancora, così mi regolo? Quello che vuoi, da 10 minuti a 20. Ok. Parliamo di ciechi e ipovedenti. Allora, è molto bello poter usufruire dei servizi via internet che per noi vedenti possono essere fruiti attraverso i testi e la grafica o una combinazione dei due. Quindi se vogliamo acquisire delle informazioni, qui ad esempio c'è un tablet, abbiamo una grafica, abbiamo la tastiera, ma chi non ci vede come fa? Beh, allora, sul testo, come voi sapete, esiste il Braille, no? Poi esistono degli strumenti molto carini, che sono le barre Braille, e lì ne vedete una vicino al tablet, e sono delle barre con i puntini Braille che vengono elettronicamente comandati, quindi si alzano e si abbassano, e la persona non vedente percepisce il testo. E la grafica? E la disposizione delle varie informazioni su una pagina web? E come si fa a leggere il grafico dell'andamento dei propri risparmi in banca? Oppure semplicemente qualsiasi infografica che a colpo d'occhio ci fa subito capire un fenomeno? Non si può, non esiste niente. Quindi abbiamo un'intera fetta di popolazione che è tagliata fuori da questo tipo di acquisizione dell'informazione, e quindi, siccome questa cosa capita fin dall'infanzia, crea un gap, questo gap sensoriale crea un gap formativo e poi un gap sociale. Quindi questo è abbastanza facile da capire. Poi c'è, oltre al danno, la beffa, no? 400 euro per un tablet e 4.000 euro per una barra che mi fa sentire solamente il testo. Quindi c'è una esigenza tecnologica molto forte a riguardo. Esistono degli studi che stimano che la perdita della vista ha un riflesso su alcuni punti di PIL negli stati, da 2 a 3. Quindi è un problema molto 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 forte. Questa è una mappa tattile. Allora, perché adesso parliamo di come usare al meglio i nostri sensi se la vista non c'è. Beh, allora, si può usare l'udito, si può usare anche il tatto, no? Allora uno si chiede, sì, però quale dei due è meglio e come lo uso? Allora uno cosa fa? Va a vedere quelli prima di noi cosa hanno fatto, no?
siccome tutti quanti siamo sulle spalle dei giganti, come diceva Galileo, gli Inuit, quindi una popolazione della Groenlandia, cosa facevano? Beh, loro sono 6 mesi al buio, no? E quindi come fanno a navigare? Perché devono andare a pesca. Ecco, quello che fanno è prendono un pezzetto di legno e nei 6 mesi in cui ci vedono navigano di fiordo in fiordo e scavano la forma dei fiordi uno dietro l'altro. Quando nei 6 mesi di buio devono andare di fiordo in fiordo, mettono la mano in tasca e per ricordarsi dove sono tengono il dito dentro una di queste fessure che ha esattamente la forma del fiordo e quindi con i pochi, diciamo, cue visivi che hanno, la luce della luna o delle stelle, riconoscono il profilo da lontano dei fiordi e riescono a non perdersi e soprattutto a tornare a casa. Quindi la conoscenza spaziale in assenza di visione è veicolabile tramite il tatto, cioè la scienza poi lo dimostrerà, però questa cosa è risaputa fin dall'antichità. Oltretutto possiamo usare una metafora un po' più recente, questo qua è il Pinpression, un giochino, io ho giocato molto con questo, non so voi, però a me piaceva tantissimo, ci mettevo la forma della mano, di qualsiasi cosa, poi toglievo l'oggetto, però la forma rimaneva, cioè è un po' come avere una forma virtuale. Ora, spingiamo questa metafora ancora più in là, perché qui c'era un vetrino per non far cadere i chiodini, no? Ma se io tolgo il vetrino e ci metto la mano sopra, quando ho tolto l'oggetto mi rimane la forma dell'oggetto che avevo. Ma se io sognassi di comandare questi chiodini in modo automatico, allora avrei creato una maniera di creare una mappa tattile programmabile e quindi di far vedere degli oggetti arbitrari. Quindi ci proviamo a farlo. Quindi nel progetto BlindPad, che è un progetto cofinanziato dalla Unione Europea e che finirà fra 2 o 3 mesi, abbiamo proprio sviluppato questo concetto, cioè una mappa tattile programmabile. Dunque qui è un array di 4x4, in realtà ho un video dove abbiamo l'ultimo prototipo che ha 192 puntini, però l'idea fondamentalmente l'avete capita, cioè riuscire a creare dei messaggi tattili a cui attaccare un significato. Per esempio il cerchietto o la U che vedete prima può essere un tavolo in una stanza, ma può anche essere la forma di piazzare dei Ferrari. Quindi chiaramente su questo tipo di mappa è possibile veicolare sia un'informazione geometrica sia un'informazione di mappa tattile. Voglio dire, noi usiamo Google Maps e i non vedenti come fanno? Non possono. E non è sufficiente, come voi ben sapete, dare le informazioni l'una dopo l'altra, gira a destra, gira a sinistra, perché quando uno fa così, quando segue queste informazioni, lo sapete meglio di me, non è che uno capisce com'è fatta la città, uno segue pedissequamente le informazioni turn by turn, ma questo non implica una costruzione di una conoscenza spaziale, perché uno proprio guarda il dettaglio ma non riesce a risalire le informazioni. Invece questo tipo di display serve proprio a vedere l'informazione dall'alto, no? Ah sì, eccolo, questo qua è l'ultimo display che è stato costruito insieme alle PFL di Losanna, e loro giustamente fanno vedere la loro sigla, e questo è in tempo reale, no? Quindi ognuno di questi puntini viene programmato dal computer e questa cosa appunto ci permette, avendo una superficie un po' più larga, di far vedere informazioni arbitrarie. Abbiamo già dimostrato e pubblicato ricerche che riguardano la dimostrazione che questo tipo di display, con un trattamento di circa un mese, una volta a settimana per 1 ora e mezza a settimana, aumenta le capacità spaziali dei bambini, sia non vedenti sia ipovedenti gravi, dai 6 ai 18 anni. Quindi che funziona è già dimostrato. Quindi adesso stiamo pensando a un exploitation plan per capire più o meno cosa vogliamo fare con questa tecnologia. Il futuro quindi è quello, secondo la nostra visione, di un bambino non vedente, lì avete una bambina con la gonna arancione, che sta vicino a un bambino vedente. La inclusione sociale è proprio quella cosa che consente alla maestra di disegnare una figura sulla lavagna, al bambino vedente di prendere nota sul proprio foglio, ma nello stesso tempo il bambino non vedente di vedere questa forma che spunta da BlindPad, quindi o un dispositivo simile. E quindi proprio questo fatto che questa cosa si può fare in tempo reale, oggi si può fare, grazie alla tecnologia che abbiamo sviluppato, crea il fatto di imparare l'informazione sulla matematica allo stesso momento, che è proprio quello che manca oggi. Cioè i bambini vanno in un centro di riabilitazione, che sono eccellenti, però lo fanno solamente una volta a settimana, lo fanno per poche ore, e quindi capite bene che
la curva di apprendimento non può essere la stessa. La seconda applicazione è proprio quella della navigazione, della conoscenza dell'ambiente, cruciale, no? Nell'età adulta. So dove sono e so dove voglio andare. Cioè, se non sappiamo queste cose, come facciamo a tessere relazioni sociali? Il terzo e ultimo progetto... domande su questo? Scusate. Scusami, quale tecnologia si alza e si abbassa? Magnetica. È una combinazione di, diciamo, magneti permanenti e corrente che induce dei campi magnetici sia positivi che negativi, e quindi uno, creando queste forze di repulsione e attrazione, può spostare i taxel. Li chiamo taxel perché sono l'equivalente tattile del pixel. Per cui se varia anche l'altezza è la terza dimensione. Ecco, questo sarebbe ancora più bello. Adesso è 0-1, quindi o è basso o è alto. Tecnicamente è possibile realizzare la terza dimensione, e in realtà la terza dimensione la vediamo col terzo progetto. È un problema di costi, nel senso che la sfida tecnologica è quella di ridurre al minimo il costo per taxel, perché esistono già delle tecnologie derivate dalle barre Braille piezoelettriche, dove io ho un foglio A4 pieno di puntini, costano 50.000 euro. Chi li compra? Cioè, vanno bene per la ricerca, ok, però per l'utenza finale non arriveranno mai, quindi il costo dovrebbe essere sicuramente inferiore ai 3-4.000 euro, quindi ci vuole almeno un ordine di grandezza. È effettivamente un problema di costo o è un problema di mercato? Poi di solito queste cose in realtà È un po' difficile rispondere a questa domanda, però tendenzialmente le barre Braille sono ormai diffusissime, quindi nei paesi avanzati ogni non vedente ce l'ha una barra Braille, quindi ormai la tecnologia è quella, è vecchia di 20 anni, quindi credo che si sia raggiunto il massimo dal punto di vista del risparmio sulla produzione. Poi però apparecchi acustici, sì, non udenti, 30 milioni di euro, barre Braille attualmente nel mercato, quando si dice tutti i paesi occidentali sviluppati ce l'hanno, quanti numeri possiamo pensare? Come potenziale utenza? Dunque, beh, in Italia siamo sulle 250.000 persone, possiamo moltiplicare per 100, quindi sì, intorno a 25, decine di milioni di persone nel mondo. Però onestamente devo dirvi che nei paesi in via di sviluppo la frazione dei non vedenti è inferiore rispetto, cioè non mi ricordo cosa ho detto là, nei paesi in via di sviluppo ci sono molti più non vedenti rispetto ai paesi sviluppati a causa di problemi legati alle patologie da cataratta, che qui si curano subito. Il problema è che poi, se non si curano e non lo si fa nella età cruciale dello sviluppo, ecco che poi diventa troppo tardi, perché è proprio in quell'età che bisogna intervenire. Però chiaramente in quei paesi il prezzo deve essere di molto inferiore, altrimenti non riusciamo ad accedere. Quindi è un vero problema. Forse è possibile, sì, ridurre a un singolo polpastrello l'area TAC? Cioè... Fantastico, lei mi dà, mi mette la palla sul dischetto del calcio di rigore, perché è proprio quello che facciamo nel terzo progetto. Allora sì, tecnicamente sì, la risposta è che si può fare, ma bisogna sempre pensare all'informazione che si vuole veicolare, nel senso che ridurre la possibilità di sentire il paesaggio tattile con 10 dita a un dito costringe a scendere a compromessi con la complessità dell'informazione tattile, e questo perché il tatto non funziona come la vista. La vista in un colpo d'occhio comprende tutto. Il tatto invece è un senso lento. Per quanto sia un senso molto preciso, come dimostrano le recenti pubblicazioni, ha bisogno di tempo perché nel cervello si formi l'informazione. E ecco perché abbiamo 10 dita e 2 occhi. Però se uno poi riduce il numero delle dita ci mette un po' più di tempo. Però se io semplifico l'informazione lo recupero un po' questo tempo. Okay? E infatti ne parlo adesso. Ma la risposta è sì. Allora, questo è un progetto nato all'interno dell'IT e sviluppato in collaborazione con l'Istituto Chiassone di Genova, con cui collaboriamo da tanti anni e con successo, e che recentemente ha attratto l'attenzione della Fondazione Vodafone Italia, che
che ci ha finanziato una parte di ricerca che stiamo facendo adesso. È un oggetto che è un mouse tattile, e chi è incuriosito ha invitato nei nostri laboratori degli Arzelli a venirlo a provare. È un prototipo, e in pratica concentra l'informazione tattile su un solo dito. Quindi quello che di solito spiego è, immaginate di, prendo a prestito questo oggetto, di volere sentire questo oggetto, di metterlo su una superficie, non sentirlo più con tutte le dita, ma, come si diceva prima, con un solo dito. Dopodiché, quello che potreste fare è ancora semplificare la cosa e mettere una moneta tra il vostro dito e l'oggetto, no? Quindi percepite questo oggetto con una moneta. Cosa fa la moneta che si trova in mezzo tra il dito e l'oggetto? Sì, no, giusto per... Eccola. Grazie. Se io viaggio con il mio dito sull'oggetto, questa moneta, vedete cosa fa? Si alza, si abbassa e si inclina. Quindi io deduco, con la mia strategia di esplorazione spontanea, qual è la forma dell'oggetto semplicemente dalla forma della moneta, no? Che per gli amanti della matematica è sul piano tangente la figura. Cosa significa? Che io potrei tentare di ridurre questo oggetto alla sensazione che mi dà questa moneta. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Questo mouse si viene mosso dalla persona su una superficie, che è una normale commerciale tavoletta grafica, e il mouse dà proprio la forma dell'oggetto in quel punto, con quell'inclinazione che è propria di quella figura. Ok? E questo chiaramente si fa se la moneta si può muovere in tutte le direzioni, no? Si muove un po' come i sistemi dei rotori degli elicotteri, no? Che possono... in realtà no, non si alzano, si abbassano, ma si inclinano in 2 gradi di libertà. Più l'altezza fa 3 gradi di libertà. E poi cosa si può fare con questo strumento? Beh, a questo punto si può simulare la percezione di un oggetto, no? Questi oggetti che vedete qua sono molto simili a quelli che vengono usati in una riabilitazione. E si immagina che un riabilitatore vicino a un bambino non vedente gli vuole insegnare che cos'è una sfera, attraverso un pezzo di una sfera, un'ellisse e un cilindro. E quali sono le relazioni fra le figure? Perché quello che veramente importa quando si studia la geometria non è tanto capire la formula della sfera, ma qual è la relazione astratta che c'è fra le figure. Una sfera, se viene allungata, si trasforma in un'ellisse, no? Se invece io prendo un rettangolo, lo faccio girare, diventa un cilindro. E queste cose qua poi... Perché sono utili? Perché più tardi permettono di comprendere la forma delle mappe tattili, no? Quando uno tocca una mappa tattile sa che una casa è un cubo, un parallelepipedo, che è un po' più largo di un altro cubo che è un'altra casa, e poi c'è una fontana che può essere rappresentata come una sfera, quindi è fondamentale. Quindi noi simuliamo la percezione di un oggetto reale con un oggetto virtuale. Cioè, vedete, io vado avanti e indietro, questo dito è... Quando tocca l'oggetto reale è inclinato, cioè proprio il polpastrello viene inclinato dalla forza che io esercito sull'oggetto reale. La stessa cosa la facciamo in virtuale. E la cosa interessante è che non esiste il libretto di istruzione di questo dispositivo. La persona esplora come vuole. E questo è il punto. Quindi qual è il futuro? Il futuro è quello di usare questo dispositivo per fare sentire degli oggetti virtuali, quindi per insegnare la geometria, ma andare oltre. Se io ho un oggetto virtuale lo cambio come mi pare, cioè io una sfera la posso far diventare un'ellisse, posso studiare quindi il concetto di zoom, no? Che per noi è tanto caro per riuscire a comprendere meglio i dettagli, ma per un non vedente il concetto di zoom come si fa? Come si fa con gli oggetti reali? Non si può. Quindi possiamo immaginare delle interfacce uomo-macchina tattili dove l'informazione può essere zoomata, ingrandita, rimpicciolita, spostata, tutte le cose che noi facciamo con le interfacce grafiche, ma che non esistono oggi per chi non ci vede. Questo stesso concetto visivo noi lo vogliamo tradurre con il tatto, e in più queste figure tattili potranno avere della semantica, quindi potranno avere un significato, perché io una sfera, cioè, potrebbe anche essere l'icona di WhatsApp, un'altra quella di Spotify, e quelle un po' più rettangolari, posso fare l'icona di Twitter e quella di Facebook. Quindi un giorno questo mouse permetterà ai non vedenti di interagire con il contenuto tattile e di essere un po' più uguale a noi.
E questo ha attratto anche l'interesse delle associazioni che vedete e che si occupano tutti i giorni di risolvere questo tipo di problemi. Qui in realtà c'è un video dove racconto un po' quello che vi ho già detto, quindi possiamo anche saltarlo e lasciare più spazio alle domande. Però la Fondazione Vodafone Italia ci ha finanziato un progetto il cui scopo è di andare un po' oltre quello che vi ho appena detto. L'idea è quella di, pensateci un attimo, se io non ho più bisogno dell'oggetto reale, ma lo posso fare con un oggetto virtuale, posso anche pensare di andare al centro di riabilitazione, ma poi fare i compiti a casa, se ci pensate. Perché io potrei pensare di avere una serie di esercizi che mi vengono assegnati, come si fa a scuola, con una sorta di set di figure geometriche, e poi eventualmente andare a casa e ripetere quell'esercizio. Oppure potrei andare oltre e farlo un po' più difficile, un po' come si fa con i compiti di matematica. Poi la settimana dopo si torna e, siccome è tutto registrato dal computer, tutti questi dati possono essere interpretati prima da noi ricercatori e poi da chi fa riabilitazione. E quindi sia una sorta di... cioè, qual è la filosofia? La filosofia è rendere indipendente il bambino non vedente nella fruizione e nell'allenamento dei concetti spaziali, cosa che oggi non esiste, ma esiste per noi che ci vediamo. Per fare tutte queste cose, quindi per i due progetti, gli ultimi due di cui vi ho parlato, chiaramente ci vuole una forza lavoro. Quindi devo ringraziare il mio team di ricerca che vedete sulla sinistra, insieme alla collaborazione dei tecnici di laboratorio e il professor Giulio Sandini. Mentre per quanto riguarda tutta la parte che riguarda, diciamo, più la clinica, quindi la parte che ci insegna qual è l'esigenza del bambino non vedente, quali scelte tecnologiche non fare, chiaramente ci vuole il valido supporto di istituti come l'Istituto Chiossone, con le persone che vedete, e la collaborazione di altri istituti di ricerca con i quali abbiamo fatto degli studi più sul neuroscientifici. Per quanto riguarda il progetto Glassens, che è il primo di cui vi ho parlato, oltre al team imprenditoriale e ai tecnici di laboratorio che ci stanno aiutando nell'ingegnerizzazione di cui parlavamo prima, devo sicuramente ringraziare Linear, che ci sta aiutando a capire che direzione prendere dal punto di vista della compatibilità con gli apparecchi acustici, e poi Fils e il Talent Tour che ci permettono di raccontare questo progetto in diverse iniziative. E recentemente abbiamo anche condiviso questo progetto grazie all'Associazione 50 e più, che è molto attiva su Genova, e anche la Global Social Venture Competition, a cui abbiamo partecipato l'anno scorso, e lo studio LCA che ci sta anche dando una mano, e il consorzio C4Life, grazie a cui è iniziata tutta questa avventura. Vi faccio un po' di pubblicità, visto che stiamo cercando delle persone. In particolare sull'ultimo progetto sui non vedenti, quindi sto cercando un ricercatore a tempo determinato, uno stagista laureato in ingegneria. Dopodiché, se foste a conoscenza di persone con apparecchi acustici che non sono soddisfatti dei loro apparecchi acustici, hanno voglia di condividere un'esperienza nel laboratorio dove li facciamo provare questi prototipi, potete contattarci a quell'indirizzo email. In ogni caso, vi lasciamo le brochure del progetto Glassens, se siete interessati c'è un indirizzo mail, ci potete scrivere o ci potete venire a trovare agli Arzelli, chiaramente. Grazie. Molte grazie Luca, eccellente speech. Domande su tutte e anche sull'ultima, su cui non abbiamo ancora parlato. Io vado a spegnere. Il tempo è denaro, particolarmente venerdì mattina.